Salve a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi siamo qui non per una sessione di pesca, ma per provare il nostro lancio per serra autocostruito. Questo è il mio. Niente, vorrei provare a vedere come funziona, come va la pesca. E me l'ha ricordato in pesca quando aprirà la stagione perettoria per la pesca. Visto che da noi purtroppo in inverno, inizio primavera ancora non ce ne sono, o perlomeno non ce ne sono molti. Niente, testiamo, vediamo un pochino come va e poi se funziona o se magari non va bene, ci portiamo il pesca. Ok, proviamo. Allora, diciamo che la nuoto, vabbè, questo lo sapevamo già, che non è nient'altro che un semplice cuscino con anima in cavetto d'acciaio, due ancorette e un blocco terminale di coda. Però potrebbe funzionare, quindi secondo me potrebbe essere una valida alternativa quando magari i pesci serra sono apatici, non mangiano, quando ce ne sono comunque parecchi, quindi dato che loro attaccano per frenesia o per territorialità, quindi ce lo porteremo in pesca quando aprirà la stagione per la pesca a pesce serra vera e propria, quindi quest'estate
farà parte del nostro equipaggio. E per provarlo ho optato per una canna da 2,10 m circa, questa, in questo caso questa è quella della Puma, la C340X, una canna molto rigida, il classico paletto, però preferisco così proprio perché pescando dagli scogli c'è necessità a volte di tirare su un pesce di peso, anziché utilizzare il paletto, quindi preferisco questo tipo di canna. Niente ragazzi, diciamo che la nostra prova è terminata qui e ci vediamo nei prossimi video. Se questo video vi è piaciuto, naturalmente come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento, magari scrivetemi tra i commenti se voi lo costruite in maniera diversa e soprattutto se volete vedere come lo costruisco io, magari vi farò un video tutorial specifico. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi, non mollate mai.